Salve a tutti, io sono Vale Master. Io oggi sono qui per parlarvi del Messerschmitt BF 109. Il BF 109 prese vita nell'estate del 1934 in risposta ad una specifica ufficiale della Luftwaffe per un intercettore in grado di rimpiazzare gli ormai sorpassati Heinkel HE-51 e Arado AR-68. I suoi progettisti Willy Messerschmitt e Walter Rethel, partendo dal quadriposto da trasporto BF-108 Typhoon, crearono un aereo con il più potente motore allora disponibile. Il caccia prese così la forma di un compatto monoplano ad ala bassa, interamente metallico, con carrello retrattile e cabina chiusa. L'aereo fu completato nel settembre del 1935 ed anche essendo in lizza con l'Heinkel HE-112 finì per ottenere la commessa dalla Luftwaffe. L'esperienza in combattimento e diversi primati sulla velocità stabiliti nello stesso anno tolsero ogni dubbio sulle eccellenti doti dell'aereo. Diverse furono le varianti proposte dalla Messerschmitt. La prima operativa fu la versione B, equipaggiata con motore Jumo 210 o Daimler-Benz DB600, sostituita in seguito dalla versione E, chiamata Emil, con motore DB601A. Questa fu la prima ad essere usata dall'asso tedesco Adolf Galland. Aveva un'elica a tre pali e venne impiegata in Francia, Inghilterra, Nord Africa e sul fronte orientale. La versione successiva fu la F, che secondo i piloti tedeschi fu la migliore dal punto di vista aerodinamico, seguita dalla G, che usò il potente motore DB605A da 1475 cavalli. L'ultima prodotta fu la K, la più veloce della Seconda Guerra Mondiale, raggiungeva i 730 km orari. A parte queste, furono create altre due versioni, la H e la Z, ma erano sperimentali e la produzione in serie non iniziò mai. L'aereo nella versione G6 era lungo 9 ed aveva un'apertura alare di quasi 10 metri. Pesava 2.700 kg e poteva raggiungere i 623 km orari con un'autonomia di 725 km. L'armamento consisteva in due mitragliatrici da 13 mm sul muso e tre cannoncini, uno da 30 mm nel mozzo dell'elica e due da 20 mm sotto le ali. I continui miglioramenti nella propulsione e nell'armamento fecero del Messerschmitt BF-109 uno dei caccia più pericolosi della Seconda Guerra Mondiale. Nel corso della sua lunga e intensa carriera su tutti i fronti, questo piccolo, agile e potente aereo da combattimento ebbe come accanito avversario un altro immortale, il Supermarine Spitfire inglese, con il quale condivise una continua rincorsa tecnologica mirata a conquistare la supremazia dell'aria. Si stima siano stati prodotti un totale di circa 35.000 caccia BF-109 di tutte le varietà, molti dei quali finirono nelle forze aeree ceche ed israeliane dopo la guerra. Per oggi ho finito, vi saluto e se vi sono piaciuto iscrivetevi e lasciate un mi piace. Ciao a tutti da Vale Master.